Lo speciale Padova Jazz Festival è presentato da Marco Polo Hotels Group. Padova Jazz Festival. La maggiore età è un momento importante e questa manifestazione l'ha finalmente raggiunta. Sembra ieri quando è iniziata, ma sono passati 18 anni ed è per questo che è necessario e importante mantenere un programma ricchissimo con nuovi e sempre interessanti contenuti. Il Teatro Verdi è dalla prima edizione la sede dei concerti di maggior prestigio. Non meno importanti, le serate in un luogo nuovo per il festival, il Cinema Teatro Torresino. Qui il jazz italiano è il protagonista assoluto con progetti eccellenti made in Italy. La consueta programmazione all'Hotel Plaza rinforza quanto va in scena nei teatri. Una nuova esplorazione del jazz made in Europe, cui segue una sterzata verso la musica statunitense. Nel 18° Festival è stata riaperta la prestigiosa Sala Pollini, dove le serate si avvarranno di protagonisti di varie estrazioni musicali con progetti innovativi. Continua il gemellaggio con lo Smalls Jazz Club di New York, la figura di Spike Wilner, un quartetto con l'aggiunta di un ospite italiano diverso per ogni serata. Interessantissima la rassegna Jazz at Bar, un festival nel festival, fatto di concerti tenuti in diversi locali in città e provincia, che nuovamente si integra alla programmazione dei teatri e di quello che è diventato un interessante jazz club, ovvero l'Hotel Plaza. Come di consueto, Padova Jazz 2015 non propone solo musica live. Rimanendo sempre in tema, uno spazio per presentazioni editoriali, tre mostre fotografiche, tra le quali spicca quella con i migliori scatti di una grande griffa della fotografia jazzistica, l'argentina Adriana Matteo, presso le scuderie di Palazzo Moroni. Gli scatti di Lorenzo Scaldaferro e Alessandra Freguglia, ospitati rispettivamente negli spazi dell'Hotel Plaza e del ristorante Maxim. Padova, grazie al suo festival, ogni anno si trasforma in una capitale del jazz. Siamo qui con Gabriella Piccolo, la creatrice e organizzatrice del Padova Jazz Festival, che è arrivato alla 18esima edizione, e Enzo Capua, che è il referente da New York per Umbria Jazz. Un bilancio di quest'ultima edizione del Padova Jazz Festival. Allora, siamo arrivati a 18 anni, sono, devo dire, molto orgogliosa e molto contenta di come sono andate le cose. Praticamente ho cominciato molto tardi a mettere insieme questo programma, però aiutata da persone, nella fattispecie anche da parte di Enzo per quanto riguarda New York, e dalla anche collaborazione dei musicisti che hanno poi partecipato, perché fino all'ultimo momento non ero in grado di confermarli, però abbiamo fatto tre serate con musicisti italiani, perché io ritengo che, non lo dico io ovviamente, non è una cosa che ho inventato io, ma ci sono dei musicisti straordinari. Ho incontrato, naturalmente non si può partire tanti mesi prima e trovare quelli che non siano disponibili, però io ho trovato tre gruppi veramente interessanti a mio parere, e difatti ho visto che abbiamo fatto questi concerti in un teatro nuovo per il festival, un Cinema Teatro Torresino, e dove il Centro d'Arte fa peraltro moltissima musica più free, più moderna se vogliamo, e devo dire che sono riusciti molto bene. Siamo poi passati al Teatro Verdi, che è proprio la sede storica di tutti i nostri concerti dal primo anno, di tutti i nostri festival, e naturalmente lì si presentiamo agli americani o comunque sempre musicisti che siano di un certo livello. L'unico che era stato organizzato e previsto già dall'inizio è stato quello di Kurt Elling, che aspettavo già fin dall'anno passato, e quindi sono molto felice, ha avuto un grande successo e umanamente è una persona che veramente ci ha dato moltissimo, anche al pubblico, quindi io sono soddisfatta. Bevo Ferra al Padova Jazz Festival. Com'è stata la tua esperienza qui? Ma direi positiva. Ieri è stato un bel concerto al Teatro Torresino, mi sembrava che la gente abbia risposto in maniera efficace. Ho presentato questo nuovo progetto, che è questo trio che si chiama Voltage, che è un classico organ trio come formazione, quindi chitarra, organo, batteria, anche se diciamo la declinazione dell'organ trio è un po' particolare, diciamo non è proprio così classico, nel senso come faccio riferimento ai classici organ trio che sono quelli di Wes Montgomery, poi ripreso da recentemente a Peter Bernstein, questo tipo di che è molto più classico.
io diciamo che mi avventuro in spazi diversi, dicemi, di quelli percorsi dall'organ trio, quindi a volte un po' più psichedelico, più melodico. È una nuova, diciamo, una nuova formazione che mi stimola molto. I miei compagni di viaggio sono due ragazzi abruzzesi molto giovani, già che affermati, perché suonano con Bosso, con altri musicisti, insomma. E sono Nicola Angelucci alla batteria, Gianluca Di Lieno all'organo. Enzo Capua è invece il ponte tra New York e Padova, in questo caso. Qual è stato il tuo contributo al festival? Dunque, la cosa è nata qualche anno fa quando ho incontrato Gabriella e insieme abbiamo progettato una cosa che mi andava da fare da molto tempo, cioè quella di creare un rapporto fra un festival simpatico, bello, interessante, nuovo, e anche nelle progettazioni come quello di Padova, e l'America, New York in particolare, che è la città del jazz. Allora, a New York ci sono decine, forse centinaia di club di jazz, però in particolare ce n'è uno che è considerato molto, direi in americano, cool, in, vuol dire quello che, dove vanno i musicisti, dove vanno gli appassionati, e si chiama Smalls, sta al Greenwich Village. Siccome conosco bene il proprietario, abbiamo creato questo rapporto e la cosa mi è piaciuta moltissimo, perché Spike Wilner, che è il proprietario di Smalls e anche dell'altro fratellino di Smalls che si chiama Mezrov, che è dall'altro lato della Settima Avenue, è anche un bravissimo pianista. Oh,
vista artistico, dal punto di vista del risultato del pubblico, dal punto di vista del gradimento anche dei musicisti stessi americani che vengono qua, è uno dei top in Italia. E a questo proposito desidero aggiungere una cosa che ho veramente toccato con mano e che mi ha forse anche un po' stupito, perché Spike è la terza volta che viene, però il successo che ha avuto lui qui, soprattutto dai giovani, che uno potrebbe pensare, beh, l'ho già visto l'anno scorso, eppure quello che ha anche significato lui sul palco ieri sera in particolare, dice: io sono felice di rivedere tanti volti che ricordo di aver visto l'anno scorso. Ha abbracciato una signora, gli ha detto: ma come, anche quest'anno lei qui? Cioè, significa che veramente, al di là del fatto che sia lo stesso musicista, probabilmente alla gente è piaciuto l'idea di rivederlo, quindi vuol dire che ha apprezzato moltissimo questa cosa, e io sono veramente molto felice, anche se lui si presenta ogni anno con dei musicisti diversi, dei componenti diversi della band, e poi vuole ogni anno un musicista italiano che faccia il secondo set del concerto, proprio per come dire, mettere insieme questo gemellaggio anche con musicisti italiani che lui effettivamente apprezza molto, e quindi questo mi ha dato una grande soddisfazione, un grande stimolo. Il festival ospita anche degli eventi collaterali che affiancano la musica. Sì, io ogni anno, dal primo anno, prima di tutto, primariamente ho voluto la fotografia. Io sono un piccolo fotografo, molto appassionato, ho cominciato proprio fotografando il jazz nei primi anni dall'80, diciamo, in cui ho cominciato a frequentare i locali jazz. E quindi dal primo anno proprio ho aperto, ho avuto un locale per qualche anno insieme ad altri due soci, abbiamo aperto, l'apertura proprio è stata con una mostra fotografica di jazz di Francesco Sovilla, e poi tutti gli anni io ho presentato piccole o grandi mostre a seconda delle disponibilità e del sostegno che avevo. E quindi da quattro anni questa parte il comune mi dà anche la disponibilità delle scuderie di Palazzo Moroni, dove lì si fa la mostra principale. Quest'anno, essendo la 18ª edizione, ne ho fatte addirittura tre, perché quella, appunto, una qui al Plaza c'è sempre da qualche anno, poi l'Hotel Plaza, che faccio diventare un jazz club vero e proprio durante la settimana del jazz, poi ritorna a essere un albergo tradizionale, e vuole anche questa mostra fotografica che poi mantiene anche nel tempo. Un'altra di una fotografa, questo è un fotografo padovano, un'asta di una fotografa di Treviso è in un locale, in un ristorante qui fuori, dove si fanno spesso mostre. La terza, la più importante, è quella di Adriana Matteo, che quest'anno qui a Padova ha fatto stampare e ha prodotto il suo primo catalogo, il suo primo libro, un libro veramente straordinario, che è stato curato da Michele Giotto, che è il nostro fotografo ma anche colui che gestisce tutta la nostra grafica. E per ultimo, e non da ultimo, un altro evento sempre di un'artista padovana che tutti gli anni ci fa un progetto speciale, quest'anno è riferito all'arte postale, dove noi abbiamo dimenticato di come si fa, come si invia una cartolina. Noi qui andiamo ad ascoltare dei suoni in giro per il teatro, nella strada, qui al Plaza, e poi vengono sollecitate le persone. Abbiamo avuto 30 partecipanti e una lunga lista d'attesa, perché appunto produrremo delle cartoline speciali che vengono timbrate dal festival e vengono spedite, ognuno sceglierà a chi mandarle. Quindi nel sito, che è padovajazz.com, si può trovare tutte queste cose. Invito tutte le persone ad andarlo a visitare anche dopo la fine del festival, in quanto ci saranno le fotografie, i commenti su Facebook, eccetera, perché ormai sui social bisogna essere sempre presenti. Siamo qui con Luca Serra, un giovane brillante imprenditore nel settore alberghiero che ha rilevato il Plaza e con questa eredità ha portato dietro il Padova Jazz Festival. Quindi come si è trovato con questa, diciamo, eredità musicale? Beh, siamo in due, io e il mio socio Davide Cori, abbiamo intrapreso questa avventura ancora l'anno scorso, periodo di agosto, e l'abbiamo trovato, diciamo, in eredità, perché era già una kermesse che si ripeteva da vari anni alla Padova. Abbiamo dato fiducia e ci ha stupito, siamo meravigliati, è un'iniziativa che ci è piaciuta e che ci piacerà continuare, perché è un modo come un altro per agganciare la nostra attività alla città
e per intrattenere in un certo senso gli ospiti, però fare un po' di cultura anche in ambienti non prettamente preposti. Quindi cercare di avere un albergo che si presta ad accogliere la popolazione, ad avere i suoi clienti che partecipano a una kermesse come questa, per noi è sicuramente una situazione di vanto, per cui continueremo sicuramente l'avventura. In alcuni concerti davvero il tutto è esaurito, quindi la popolazione ha partecipato in maniera entusiastica? Ma la popolazione risponde sempre positivamente, siamo stati anche noi stupiti la prima volta, questa è la seconda edizione che facciamo sotto la nostra, diciamo, sotto la nostra gestione, e è migliorata rispetto alla prima, anche perché noi siamo stati presi meno di sorpresa, e sì, è sempre piacevole, insomma, alla fine è una settimana che un po' Padova si aspetta, per cui restituiremo a Padova quello di cui sono abituati, insomma. Però poi il jazz vi è piaciuto talmente tanto che non si limita più soltanto alla settimana del festival, è vero? Sì, effettivamente sì, abbiamo altri due alberghi a Mestre, l'Hotel Ambasciatore e l'Hotel Delfino, e abbiamo un'altra avventura nuova anche là che si chiama Corte Legrenzi, abbiamo fatto un bistrò e lì abbiamo, insieme con la Gabriella Casiraghi, abbiamo trovato il modo di trovare un calendario jazz ripetitivo settimanale che ogni giovedì intrattiene i nostri clienti, e ha avuto veramente un gran successo, per cui penso che continueremo adesso proprio fino alla fine di marzo, proprio alle porte di Pasqua, continueremo la programmazione, perché i clienti dello stesso Allegrenzi sono rimasti veramente piacevolmente colpiti. Tra l'altro Corte Allegrenzi è proprio il posto che ci sta ospitando adesso ed è, direi, curato in ogni minimo dettaglio. Cerchiamo di fare un ristorante che non debba essere proprio sui generis del ristorante, quindi con delle serate che non siano proprio serate a tema, perché il jazz è un intrattenimento per i clienti che vengono con lo scopo di cenare, però ci troviamo in una location secondo noi tra le migliori di Mestre, con un plateatico naturale esterno nella corte, e è un restauro conservativo che diventa piacevolissimo per intrattenersi a cena, insomma. Quindi in estate ci saranno eventi anche in esterno? Non escludiamo la possibilità di farlo, adesso troveremo il modo e la formula, perché poi d'estate diventa tutto un po' più dispersivo, però sicuramente qualche cosa, se non a cadenza settimanale o almeno quindicinale o mensile, sicuramente faremo. Ci vuole parlare di altre iniziative che sono in pentola? Ma al momento diventa un po' prematuro, abbiamo adesso in organizzazione veglioni vari negli alberghi, quindi all'Ambasciatori e al Plaza. Per la stagione prossima penso che veramente, come ho detto prima, acceleremo a un calendario di eventi estivo, e sicuramente quello che già oggi mi sento di poter confermare è che dal 14 gennaio ricominciamo le serate jazz alle Grenzi. Questa è la vera anticipazione, il resto è un po' tutto in divenire. Il Plaza, che ha ospitato il festival, ha anche una bellissima sala concerti, un auditorium vero e proprio. Sì, abbiamo scoperto anche quello, studiando un po' le carte di quello che ci è stato lasciato, e abbiamo scoperto che praticamente il blocchetto adiacente dove abbiamo fatto il jazz è l'ex conservatore Pollini, per cui siamo stati, insomma, piacevolmente colpiti dalla storia, che non è proprio recentissima, perché insomma il Plaza è stato costruito nel 71, e scoprire che ci fosse un edificio di tale pregio ci ha veramente colpito. Infatti l'acustica all'interno della sala è eccezionale, è uno dei motivi, è una delle spiegazioni proprio quella. Si può pensare anche a una stagione vera e propria con abbonamenti a questo punto? Ma probabilmente sì, adesso vediamo come andrà la terza edizione sotto la nostra gestione, e diventa sempre un po' difficile riuscire a interloquire con l'amministrazione pubblica e far capire quanto questo sia importante per la città, però siamo ottimisti, per cui non penso di abbonamenti, però sicuramente almeno con il tutto esaurito settimanale sicuramente sì.
E noi certamente daremo spazio alle iniziative con una visibilità televisiva per far conoscere alla popolazione gli eventi quando avvengono, ma anche annunciare i successivi. Grazie. Grazie a voi. Ty LeBlanc al Padova Jazz Festival. Com'è andata, Ty? Benissimo, veramente mi è piaciuto molto. Hai suonato ieri sera, com'è andata? Ti sei trovata bene? Com'era il pubblico? Il pubblico era caldissimo, capito come? Ho suonato con Michele Bonivento sul pianoforte e Alvise e Seggi con il controbasso. È stato per me, perché io sono una cantante, però devo dire per me ho sentito molto, io ero emozionato, capito? I gave up all my friends, my girls from out of town. Bought her what she wanted, and she let me down. When she saw me crying, she said I had no heart. When my heart was bleeding, she turned around and laughed. Girls, don't cry for Louis. Louis wouldn't cry for you. When you walk the streets for Louis, you better do what Louis tells you to. I mean, Louis on an early morning, when the bars were closing down, he said, honey, I really like your dressing. You and I will burn this down. Ba 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 ba
Flavio e Mattia, eri a Bologna, ti sei perso, sei arrivato qui? Mi sono perso e mi sono ritrovato qui dove è nato questo fantastico progetto che il signor Paltrinieri ne ha permesso la realizzazione, quindi io sono qui per curare, per far sì che tutto ciò vada bene, in collaborazione con la grandissima Michela del Padova Jazz Festival, delle quali siamo anche sponsor, e quindi non ho nessuna intenzione di tornare indietro per il momento. Cosa significa oggi far partire un locale in cui si fa musica? Significa credere di nuovo nelle origini, significa credere nella convivialità, significa credere nel fatto che la nascita dei locali, come nell'antica Roma, era basata sullo stare bene. Noi crediamo che la musica sia alla base dello stare bene, il mangiare è ovviamente una componente essenziale, quindi cerchiamo di proporre un mix perfetto di queste due cose. Quando ci riusciamo siamo contenti, molto contenti. Quali saranno i generi musicali preferiti dell'Untouchable Show Dinner Club? Siamo partiti con tendenzialmente un venerdì jazz e un sabato blues che abbiamo intenzione di continuare a fare, naturalmente sempre attenti a ciò che il momento richiede per quel che riguarda le esigenze della clientela, quindi ogni settimana si cerca di migliorare, il locale sta crescendo e la qualità della musica è davvero di altissimo livello. Basta dire che insomma questo è un fine settimana, nel momento nel quale stiamo parlando stasera abbiamo Chiara Pancalli e Daryl Hall e domani sera Jason Rebello che è il pianista di Sting, quindi insomma una vera chicca per gli amanti senz'altro della qualità. Ma si diceva non soltanto musica, anche coniugare musica e mangiar bene. Naturalmente, io sono emiliano, quindi anche con fortunatamente l'appoggio di Flavio abbiamo portato un po' della mia terra qui con tantissime specialità e prodotti che arrivano direttamente dalla nostra zona. Sia per quel che riguarda dei salumi, della pasta, dei secondi, davvero alcune cose ancora artigianali fatte a mano nelle zone, alcune piccole specialità che qui senz'altro non è facile trovare. A tutto questo è stato aggiunto l'apporto di una nuova chef, giovane, grintosa e davvero di un'altra categoria, cresciuta in un ristorante di altissimo livello di Venezia, che sta insieme a noi coltivando questo progetto che sta cominciando a dare davvero delle soddisfazioni importanti. L'originale T-Bone Steak americana, 800 grammi di carne di manzo straordinaria, solo qui, all'Untouchables Show Dinner Club. La cantina di tutto rispetto, un American Bar di altissimo livello con prodotti di eccellenza in ogni,
proveniente da tutto il mondo per quel che riguarda la rumeria, whiskeria, davvero tantissime cose, il meglio del meglio, veramente. Adesso ci racconti i progetti, perché ce ne saranno tanti. Abbiamo intenzione di mantenere nel fine settimana quello che è il layout di questo locale, che la gente può vincere anche solo guardandosi intorno, con questo stile americano anni 20, 30, la musica ne viene di conseguenza, ma la società non si ferma qui e abbiamo in previsione di cominciare un aperitivo molto forte, un aperitivo che avverrà qui tutti i mercoledì in collaborazione con un gruppo di ragazzi gestori di un altro locale molto importante nelle vicinanze, e se dicono che l'unione fa la forza, questo ce lo dimostrerà senz'altro. Io credo che gli Stati Uniti anni 20, gli Stati Uniti da cui io provengo, perché sono americano di nascita, sono molto legati alla musica classica italiana. Abbiamo chiuso un accordo bellissimo con il professor Ezio Monti, maestro della RAI, che farà da noi 6 date meravigliose dedicate alla cucina e alla musica di Rossini. E saranno cose... Io vengo. Sarai già qui. E sarà una cosa bella, una chicca straordinaria, dove proporremo all'interno di un club la musica classica con le ricette di Gioachino Rossini, che era un appassionato anche di cucine. Quindi di fatto secondo me è un appuntamento che ci fa capire che abbiamo voglia anche di originalità da questo punto di vista. Penso che sarà una bella roba. Sì, cosa mi resta da dire? Che saremo sempre qui allora. Bisogna. Grazie, grazie a te. Grazie. Ciao. A voi, grazie a voi. The Untouchable Show Dinner Club, Cassola di Bassano del Grappa. Chiara Pancaldi, Daryl Hall. Uno strano duo. Sì, diciamo, è abbastanza inusuale, ma anche fino a un certo punto. In realtà ci sono dei precedenti di questo tipo di formazione, più che altro magari il repertorio è inusuale, perché faremo degli standard jazz, ma principalmente musica brasiliana. Chi a me, chi a me, chi a me, sarà talvez che mia illusione. È difficile arrangiare per basso e voce. You're talking about two instruments which are non-chordal. So we rely on single melodies, single phrases, and counterpoint bass. So we have to be selective about the music that we choose. Mordo na beleza fria di Maria e o meu jardim da vida ressecou. Gli autori che abbiamo preso in considerazione sono quelli che sono un po' più vicini al nostro background anche, no? E quindi autori come Tom Jobim, Chico Buarque, ma anche Caetano Veloso, Milton Nascimento. Ovviamente l'imprinting e l'approccio è quello jazzistico, perché da quello noi insomma proveniamo, però cerchiamo con il massimo rispetto e la massima cura di esplorare questa musica e di eseguirla. Será talvez que minha ilusão foi dar meu coração com toda a força pra essa moça me fazer feliz. Eu destino não quis me ver como raiz de uma flor de lis. Eu sou assim que eu vi nosso amor na poeira, poeira, morto na beleza fria de Maria. O meu jardim da vida ressecou, morreu. Tu pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. Meu jardim da vida morreu. Tu pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. Meu jardim ressecou, morreu. Tu pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. Miles Auto è da sempre sponsor del Padova Jazz Festival. Con le nostre auto accompagniamo ovunque lo staff e i musicisti. Il nostro obiettivo come azienda è trovare l'auto che il cliente cerca, nuove e semestrali fino al 50% di sconto. Mettetevi comodi, al resto penseremo noi. Dimenticavo, cosa c'entrano le auto e la musica? Beh, perché tu in macchina che cosa ascolti?
me cherry home, coming for to carry me home. Sweet love, sweet cherry home, coming for to carry me home. Not the first time you come to Italy? Many times in Italy, but first time in Padua. I'm going to look around. I've heard many beautiful stories about the city and its wonders, and I'm going to see as much as I can in the 1.5 hours allotted to me. Wonderful. Do you like Italian audience? Do you feel at home when you... I do. I feel very happy to be with Italian audiences. They understand the passion and the heart. They like me to sing real loud, cry, laugh, so it's great. We get along wonderfully. Who are the musicians that are gonna play with you? Tonight I have my boys from the United States. Ulysses Owens is playing drums, he's from Jacksonville, Florida. Clark Summers, originally from Chicago, is playing contrabass. Then Stu Mindeman is on his first tour with us. He's a young fella, he's only about 26 years old. And he's from Carson City, Nevada, so he'll be jumping with us. And then John McLean, who's a friend from Chicago, playing guitar. Which are your future plans and projects? Well, we continue to tour. In December, I'll be making a record with Branford Marsalis down in New Orleans, and we'll start to tour that in about a half a year or maybe a little bit longer. I actually come back to Italy to do the Umbria Jazz Festival in the winter, the Umbria Winter Jazz Festival in Orvieto. So I'll be there with my family, my beautiful wife and my little girl and the band, and we'll play that. But just always touring, always touring. Thank you for your time and good music. Have a good time. Thank you. From windows in my father's house, dreaming my dreams on winter nights, I watched Orion as a boy above another city's lights. Years ago, dreams ago, youth goes too. The world's heart breaks beneath its wars. All things are changed, save in the east, the faithful beauty of the stars. All things are changed, save in the east. All things are changed, save in the east, the faithful beauty of the stars.
Alin Salim al Padova Jazz Festival. How was the concert tonight? How did you feel about playing here in Italy? Tonight was a great night. It was sort of a somber note because of the events that happened last night, but hopefully the music did to the crowd what it did to me. It made me feel better, you know? It gave me some kind of enjoyment, even though the hard times we live in. It was good, it was great, and the audience was amazing. Tell us something about the musician playing with you. Oh, okay. I have a pretty good band, pretty awesome. I have David Bryant, he's from New York. He's on keyboards and piano. I have Marcus Strickland, he's playing both soprano and tenor saxophone. I have Craig Mignano, native Italian, well, Italian-American. He plays guitar, myself on bass. Gregory Hutchinson, drums, and a beautiful vocalist, Mavis Swanpool. Yeah. Your genre is a match of many different genres, like jazz or R&B and funk too. Yeah. Yeah, I've been influenced by all styles, and I try to play them all. So there are only two types of music that Duke Ellington says: good and bad. Hopefully, this was good. Okay. What are your future projects and plans? Well, hopefully I'll be starting a tour in the U.S. in January or February, continuing the release of the Groove Lab album, and I hope to go back into the studio maybe next fall for Volume 2. Okay. Thank you. Oh, thank you. With another soul, we were so close. And now you're telling me you need some space to do your own thing and to do it your way. What am I supposed to do? Do I stay around you or do I go and do my own thing too? Don't be afraid to try again. I know you're hurting, I'm hurting too. I don't wanna walk away, feel like there's no choice. Let you tell me what you gotta do. I'm your partner, I'm your friend, and I'm gonna love you to the very end. Once I'm gone, there's no turning back. So think it over, don't you make a mistake of your life. You gotta tell me, cause I don't know what you want from me. You gotta show me, cause I won't know how to see what you see. And baby, listen, cause I gotta let you know that you're the only man for me. Do you wanna try and stay, or will you walk away? Cause I'm not about to give up on you. Don't be afraid to try again. I know you're hurting, I'm hurting too. I don't wanna walk away, feel like there's no choice. Let you tell me what you're going through. I'm your partner, I'm your friend, and I'm gonna love you to the very end. Once I'm gone, there's no turning back. So think it over, don't you make a mistake of your life. What you want from me? You gotta show me, cause I don't know how to see what you see. And baby, listen, cause I gotta let you know that you're the only man for me. Do you wanna try and stay, or should you walk away? Cause I'm not about to give up on you. I hate that I let my emotions get the best of me. You tried to tell me that you love me, but I wasn't ready. This time around could be the greatest, oh, the dangerous. If you're a gambler, then let's roll the dice and play for our love. You want from me? You gotta show me, cause I won't know how to see what you see. And baby, listen, cause I gotta let you know that you're the only man for me. Do you wanna try and stay, or would I walk away? Cause I'm not about to give up on you. I hate that I let my emotions get the best of me. You tried to tell me that you love me, but you weren't ready. This time around could be the greatest, almost dangerous. If you're a gambler, let's roll the dice and play for our love. Yeah, come on.
Spike Wilner è il proprietario di due importanti club di New York, uno si chiama Smalls e poi da poco ha aperto un locale molto carino che si chiama Metzrop, sta dall'altro lato della 7th Avenue a Greenwich Village, è uno dei locali più in della città, questo vuol dire il locale dove vanno i musicisti e dove vanno gli intenditori di jazz. Con Smalls abbiamo creato da 3 anni ormai un bellissimo rapporto di collaborazione e Spike, oltre ad essere il proprietario, è anche un bravissimo pianista, quindi viene qui a suonare col suo trio e ha come ospiti anche dei musicisti italiani, quindi ci fa piacere creare questa collaborazione fra Italia e America. Adesso farò delle domande a Spike sul suo rapporto con l'Italia. Spike, now 3 years that you're coming to Padua, you perform in Italy. What do you think about the your relation as a musician with the Italian audience first, and then after we talk about the Italian musicians? My experience in Padua has been they've been absolutely warm. They're so receptive to the music, and it's the kind of audience that I love because they're sensitive and intelligent. And it's a very certain quality of person that comes to receive with intelligence about what they're listening to, a graciousness, and will join you on the journey together. You know, very, so much love. It's really amazing. And for me,
it's wonderful to come back to the same city now 3 years in a row and to see familiar faces in the audience and people who are happy to see me, and it's like I feel like I've made many friends here. And one last thing I'd like to say that's very important about Padua is that there's so many students here. So I see so many young people here with bicycles outside, and they're very excited about the music, and that's something that's very important for us at Smalls, is to reach a young audience as well. It's true, it's Padua is a very important university, so there are a lot of students. It's wonderful to see so many young people coming to the concert. Tell me, what is the major difference in your mind and your experience between the Italian audience and the American one? Because you play in your club and elsewhere also in America. What is the major difference in your opinion? Well, I think that you have not an American audience or Italian audience, but you have what's called jazz audience. And a person interested in jazz, who loves jazz or even has interest, is already a person who is an intelligent person, who is already somebody that has a culture to them, that a curiosity, a refinement. And so if you have a jazz concert or a club, it often attracts this caliber of people. So what I see in my clubs is a similar thing, either young people or older people who have a very intelligent sensibility about music and art and want to receive it. It's a small minority in the United States. I think in Europe, and particularly in Italy, where you still have such a very strong connection to the artistic tradition, and also in Italy a very, very high respect for music, that maybe you have more people that are receptive to it. But I think anyone with a big soul is the same for this music. I think you understood very well and perfectly you explained this this thing. The jazz people are jazz people everywhere. They love the music and they love the culture in the music. What about the musicians? Now tell me what you think about the Italian. You play with several Italian musicians, you're gonna play here. What is this kind of approach and relation you have with the Italian musicians? Well, I know a lot of Italian musicians and have played with a lot of them, and I think that the Italian musicians really understand the jazz feeling. Now, I don't know why, and I'm not going to say that the other cultures can't also play jazz feeling, because jazz feeling is open for anybody that can have a heart. But there's something with Italian culture, I think, that is... They understand, for example, maybe from the culture of opera, just the idea of a song or to express or something, so that jazz has that same quality to cry, to make this. Thank you.
Lo speciale Padova Jazz Festival è stato presentato da Marco Polo Hotels Group.